Buongiorno a tutti, siamo di ritorno da una visita al Ninfeo della Lucchina, c'era la dottoressa Laura Paolini della Soprintendenza Archeologica di Roma e chiediamo adesso delle impressioni a chi ha partecipato a questo evento. Abbiamo qui Manuela. Manuela fa parte anche di un'associazione del territorio che si chiama Tre Quarti. E quindi Manuela, com'è stato? Dicci un po' questo evento, come l'hai vissuto, cosa ti ha colpito in particolare? Buongiorno a tutti. Io ci tenevo in maniera particolare perché sono nata in questa zona e da tempo avrei voluto visitare il Ninfeo, quindi ho partecipato molto volentieri. Mi è piaciuta molto la spiegazione dell'archeologa, non mi ricordo come si chiama. Laura Paolini. Laura Paolini è stata molto carina. Ci ha spiegato un sacco di cose e mi è piaciuta tutta l'area circostante e scoprire che all'interno della stazione di servizio ci sono dei resti visibili a tutti della trabeazione, perché la sovrintendenza, l'archeologa ci ha spiegato che ha fatto un accordo con il proprietario dell'area di servizio che espone dei resti della trabeazione lungo la aiuola e sono visibili a tutti, quindi questa cosa mi fa molto piacere perché invece di tenerla nei depositi è fruibile da tutti quanti. Quindi oggi l'abbiamo saputo, mi sa che nessuno, nessuno lo sapeva, abbiamo saputo che ci sono i resti della trabeazione che sono venuti fuori quando hanno scavato, quando la ruspa ha buttato giù, quando hanno creato l'area di servizio, insomma il pezzo che stavano scavando per fare l'area di servizio. E quindi anziché tenerli nei depositi all'oscuro di tutti quanti, c'è questo accordo e sono visibili e fruibili per tutti. Secondo me è una cosa molto importante, spero che si possa fare anche con altre cose che invece stanno nei depositi. Scusate, un'altra cosa che mi è piaciuta è stata la scoperta dentro questo Ninfeo. C'è un cunicolo dove c'è depositato un sarcofago in materiale fittile e che è rotto. Niente, se non mi fossi affacciata e non avessi chiesto di poter guardare, anche quello rimaneva nascosto. Non c'ha un grosso valore, però per me sì, perché sono una ceramista, quindi tutto ciò che ha a che fare con la terra e con la ceramica, con la terracotta. Quindi sei rimasta soddisfatta? Molto, e non vedo l'ora di poter fare qualche altra cosa, tipo andare a vedere il museo a Isola Farnese. Ci lavoreremo su questo. Giancarlo, due parole pure tu, cosa hai visto in questa, cosa ti ha colpito in questa vista? Anzitutto c'eri già stato? Io ci sono stato più volte, tutte le volte che si apre cerco sempre di venirci, perché a me piace molto tornare sui luoghi del passato. Su ci sono un po' di ricordi, un po' di fantasia pure, e poi ci sono dei reperti tipo il pavimento a mosaico, che mi piace molto, e anche il soffitto disegnato in quel modo, con quei colori e quei disegni che in qualche modo semplificati, ma che suscitano, come dire, un senso di tranquillità, di quiete. Questo è stato il motivo. Ok, Marianna, dici qualcosa pure tu, va? Com'è stata la tua impressione? È molto emozionante, mi è piaciuto tantissimo e confermo quello che ha detto Giancarlo. Il soffitto con l'affresco, con le foglie, con i grappoli, era molto, mettiamo, molta pace. I mosaici sono fantastici, poi mi sarebbe piaciuto entrare in quei cunicoli, ma non era possibile. Per te è stata la prima volta questa per cosa. Me è stata la prima volta, lo volevo vedere da tantissimo tempo, quindi sono molto felice di averlo visto. E un'altra cosa che vorrei vedere è l'ipogeo degli Ottavi, che è da tanto che vorrei vederlo, quindi magari ci sarà un'occasione sì, anche per ci hanno dato perché delle speranze di poter fare, diciamo, ancora queste secondo visite. Secondo me è anche quello molto interessante. E Emilio, dai. Sì. Ciao, ringraziamo innanzitutto Laura Paolini che ci ha guidato in questa visita, molto interessante, ci ha spiegato alcune cose, avevamo alcuni dubbi, è stato molto carino come cosa. Poi ci sono in prospettiva altre cose che vediamo sul nostro territorio, e ci sono per esempio l'ipogeo degli Ottavi, si parla di una galleria etrusca in una tenuta sempre limitrofa ad Ottavia. Il parco agricolo di Castel del Marmo, no? Cose. Qual è il motivo per cui noi ci interessiamo a queste cose? Perché riteniamo che sia importante
è importante per noi e per le generazioni future, per quelle che ci saranno dopo di noi. Grazie Emilio. Dite due parole anche voi. Io è la prima volta che partecipo a questa visita guidata, e è stata molto interessante, spero appunto di proseguire per il prossimo ipogeo e la tenuta Massara, anche per quanto riguarda quel percorso deve essere molto interessante. Quindi speriamo che si farà e potrò partecipare. Anche tu? Anche per me molto, un sito molto interessante, la spiegazione con la dottoressa meravigliosa, Paolina. E spero di poter vedere anche l'ipogeo degli ottavi. Io penso che se c'è l'interesse dei cittadini alla fine poi aprono. Ok, allora un grazie a tutti, grazie a tutti. A presto. A presto.